San Domenico nasce a Caleruega in Spagna e sembra che fosse destinato a farsi prete già fin dall'infanzia. A Tolosa fa la conoscenza degli eretici. Alloggiano in un albergo il cui host è un cataro e Domenico discute con lui per tutta la notte sulla vera fede, perché vedeva l'emergenza della gente nella Francia del Sud che seguiva in grande schiere all'eresia, vedeva anche le mancanze della chiesa ufficiale, le ricchezze, anche le parole vuote a volte che non corrispondevano più alla verità del Vangelo, e voleva trovare la via giusta per convertire gli eretici rinunciando alle armi e usando la parola e la forza del Vangelo. Domenico non aveva paura perché credeva veramente che il mondo è nelle mani di Dio. E se noi credessimo con la stessa forza che non può succedere niente perché il mondo è già salvato, è già nelle mani di Dio, forse anche noi potremmo aprirci di più al dialogo con tutti coloro che non condividono la nostra fede e seguono le eresie di oggi. Fa parte della spiritualità di San Domenico per primo di ascoltare alla voce di Dio, nella preghiera, nella contemplazione, e poi ascoltare alle necessità del tempo. Ascoltato l'host, ascoltato cosa sono i suoi problemi e non ha dato le risposte prima di ascoltare. Tutta la spiritualità dell'ordine è fondata sul Vangelo, inteso come la buona novella del Dio incarnato. Il terzo fondamento della spiritualità domenicana è la predicazione. Dobbiamo tenere in mente che nel Medioevo la gente normale quasi non ascoltava mai una predica, perché solo i vescovi predicavano, forse gli abati, però nei piccoli paesi normalmente i parroci non predicavano mai. E per questo la gente non aveva nessuna idea cos'è il Vangelo. I domenicani sono predicatori un po' in tutti gli ambiti, sia come insegnanti alle scuole, ma soprattutto alle università o alle facoltà di teologia, sia nelle parrocchie, sia negli altri ambiti della pastorale. Anche qua a Santa Sabina i domenicani offrono un servizio di ascolto, di incontro, per fare delle chiese veramente luoghi di dialoghi in cui le persone possono incontrare Dio, ma possono anche incontrare un religioso, possono incontrare se stessi e sperimentare e vivere la Chiesa non come un museo, ma come un luogo spirituale e religioso.